Siamo con Elisa Cassi, campionessa italiana under 20 oltre che under 18 in carica quest'anno. Elisa, le tue sensazioni dopo quest'altro traguardo? Allora, sono molto soddisfatta sicuramente, soprattutto perché era da un po', forse da quest'estate, che non ci fosse stato, cioè non c'era un torneo in cui oggettivamente mi sentivo soddisfatta del mio gioco, invece in questo caso lo sono stata, quindi sicuramente un bel torneo in cui ho imparato tanto e ho potuto scontrare, ho potuto giocare contro le altre ragazze della nazionale, quindi sì, sono molto contenta. A proposito della nazionale, ormai non è più una sorpresa, hai giocato diversi eventi con la nazionale, parlaci un poco di questi eventi e ovviamente della tua soddisfazione di far parte di una squadra così agguerrita comunque come la Federazione Italiana. Sicuramente è un grande onore per me partecipare alla squadra della nazionale e so che molte ragazze in Italia aspirano a questa posizione, quindi sono molto felice. I tornei della nazionale, devo dire, sono diversi dai tornei che si fanno di solito. Si sente la pressione, si sente che giochi con una squadra comunque di alto livello e che comunque rappresenti l'Italia. Però, ok, sì, veramente hai possibilità di fare esperienza del vero lato professionale del mondo degli scacchi. Quindi sì, bello, ma insomma, non facile sicuramente. Per il futuro, i tuoi obiettivi scacchistici? Ma allora, devo dire, il mio obiettivo è arrivare 2-3, ok? Quindi sì, diciamo che adesso col K20, vabbè, insomma, il mio obiettivo principale è mantenere la passione negli scacchi, cosa che appunto magari può non essere facile se si gioca nella nazionale, perché magari appunto senti tanta pressione, questa pressione ti porta al risultato opposto, ad abbandonare gli scacchi invece che farteli appassionare ancora di più. Quindi tenere la passione alta e allenarmi e appunto obiettivo finale arrivare a 2-3. Grazie Elisa e ancora complimenti per i risultati di quest'anno. Grazie.